Buongiorno, dobbiamo parlare del significato dell'omologia, cioè che cosa ci raccontano i vari gruppi di omologia. Prima di tutto vediamo questa proposizione in cui ci viene detto quello che vi ho preannunciato da tempo, e cioè in grado 0 abbiamo solo gruppi abeliani liberi. È precisamente una somma di tante volte zeta, tante volte il gruppo ciclico infinito, quante sono le componenti connesse per archi. Una in meno quando facciamo l'omologia ridotta. E sotto allo zero, qualunque sia il tipo di omologia normale, ridotta o relativa, abbiamo zero, abbiamo il gruppo banale. Allora, vediamo intanto la parte A, che cosa succede al di sotto dello 0. Per k minore uguale a meno 2, tutto quanto tutti i gruppi che formano i nostri complessi di catene sono banali. E quindi chiaramente non c'è problema perché sia il gruppo dei cicli sia il gruppo dei bordi sono loro sottogruppi e quindi è tutto banale. E i quozienti ovviamente sono banali. Parliamo di S-1. Nel caso dell'omologia pure semplice, assoluta, diciamo, sia di quella relativa, abbiamo che S-1 è banale. La differenza è in S tilde meno 1, dove sappiamo che abbiamo un gruppo ciclico infinito generato da asterisco, da un simbolo che non ha niente a che fare con i punti dello spazio. E che cosa succede allora in questo caso? Dunque, per quanto riguarda l'omologia assoluta e quella relativa, abbiamo ancora il gruppo banale come gruppo di omologia e vediamo che cosa succede al gruppo di omologia ridotta in grado meno 1. Beh, in grado meno 2 abbiamo il gruppo banale, perciò l'omomorfismo di bordo da S tilde meno 1 a S tilde meno 2 naturalmente è solo l'omomorfismo banale. Perciò che cosa abbiamo? Abbiamo che il nucleo è tutto S tilde meno 1 di X, ma anche il bordo, l'immagine del omomorfismo di bordo che proviene da S tilde 0, anche quest'immagine è tutto S tilde meno 1 X, in quanto abbiamo visto che l'omomorfismo di bordo per l'omologia ridotta porta ogni generatore di S0 o S0 tilde, che è lo stesso, nell'unico generatore artificiale di S-1 tilde, e quindi l'immagine è tutta S-1 tilde. Ma allora quando vado a quozientare ottengo un gruppo modulo se stesso e perciò il gruppo banale. Questo dimostra la parte A. Adesso andiamo a vedere che cosa succede. Scusate, che cosa succede in H0? Partiamo con l'omologia non ridotta. Allora, prima di tutto vorrei che vedessimo qualche cosa a cui io ho già fatto cenno la volta scorsa. Quando è che sono equivalenti due zero simplessi singolari? Ripeto, uno zero simplesso singolare lo posso considerare coincidente, lo posso confondere con un singolo punto dello spazio, in quanto uno zero simplesso singolare è un'applicazione, vabbè, continua da delta zero che è costituito da solo un punto allo spazio, quindi ho una di queste mappe per ognuno dei punti dello spazio stesso, perciò possiamo identificare gli zero simplessi singolari con i punti di X. Allora,
Ma quando è che sono omologhe due catene? Quando è che sono omologhi due zero simplessi singolari? Quando la loro differenza è il bordo di un uno simplesso singolare. Un uno simplesso singolare a sua volta, che cos'è? È un cammino, cioè una mappa, un'applicazione continua dall'intervallo 0,1 allo spazio stesso. Perciò due catene molto semplici, due catene formate da uno zero simplesso ciascuna sono omologhe se e solo se quei due punti sono gli estremi di un cammino. Perciò se e solo se i due punti appartengono alla stessa componente connessa per archi. Un attimo. Ecco, scusatemi. Allora, riprendiamo. Adesso però devo. Allora, quindi, che cosa succede? Che io posso considerare, mettere in una sola classe ogni componente connessa per archi. D'altra parte, chi è che sta nel nucleo dell'omomorfismo di bordo? I singoli zero simplessi singolari, cioè i singoli punti. Quindi, che cosa succede? Che il nucleo dell'omomorfismo di bordo che parte da S0 è costituito da tutto S0 stesso. Perché ogni generatore, cioè ogni punto, va a finire in zero. D'altra parte, io devo quozientare rispetto all'immagine dell'omomorfismo di bordo che proviene da S1, perciò vado a identificare praticamente tutti i punti che stanno in una stessa componente connessa per archi. Perciò quello che mi resta come quoziente, è il gruppo generato dalle singole componenti connesse per archi. Le cose cambiano in B quando andiamo a considerare, scusate, in C, quando andiamo a considerare l'omologia ridotta. Perché? Perché in S tilde meno 1 non abbiamo 0, abbiamo asterisco. E quello che cambia non è il modo in cui facciamo quozienti, perché lo stesso, le componenti, lo stesso, l'immagine, stanno. Dunque, l'immagine dell'omomorfismo di bordo che parte da S1 tilde, che è uguale a S1, è sempre data dai cammini, scusate, il bordo che proviene, l'immagine dell'omomorfismo di bordo che parte da S1 tilde, che è uguale a S1, è costituito da coppie, dalla differenza di punti che stanno nella stessa componente connessa per archi. Quindi l'immagine è la stessa che avevamo nell'omologia non ridotta. E quindi il quoziente viene effettuato nella stessa maniera. Perciò possiamo ancora considerare che come oggetti da considerare per quel che riguarda poi il grado 0, abbiamo le componenti connesse per archi, ma cambia chi sia il nucleo, perché mentre prima potevo considerare elementi del nucleo, se volete, le singole componenti connesse per archi, cioè avevo nel nucleo i singoli punti, ma li consideravo rappresentanti di una componente connessa per archi.
Allora, qua invece che cosa abbiamo? Che siccome ogni punto non va nello zero ma va in asterisco, la differenza di due qualsiasi punti è invece un elemento del nucleo. Ma allora che cosa succede? Succede che se io vado a prendere le varie componenti connesse X1, X2, X3 per esempio, allora io avrò che posso considerare generatori, che cosa? Le differenze X1 meno X2, X1 meno X3. E perché non vado a considerare X2 meno X3? Ma perché X2 meno X3 si può ricostruire in questa maniera. X2 facciamo così, X1 meno X3 meno X1 meno X2. Per cui X1 si cancella e mi viene X2 meno X3. Vale a dire che adesso abbiamo questi come generatori, e cioè un generatore in meno di quello che avremmo mandando nello zero semplicemente le singole componenti connesse per archi. Qua invece mandiamo in zero le differenze di singole componenti connesse per archi, e perciò abbiamo quello che vi dicevo. E di nuovo uno potrebbe dire: sì, ma non si poteva andare semplicemente a dire togli uno z dall'H0? No, perché vogliamo comunque che tutto il procedimento sia funtoriale. Quindi, ripeto, abbiamo associato uno spazio topologico, un nuovo complesso di catene, quello esteso a S-1 tilde, e poi da qua abbiamo ottenuto con H0, H1 e tutto quanto, abbiamo ottenuto altri funtori verso la categoria dei gruppi abeliani. Ok? Va bene, per K maggiore di 0 chiaramente coincidono, sono isomorfe le omologie normale e ridotta. Perché? Perché da K uguale a 0 in su abbiamo che sono perfettamente uguali i gruppi che formano il complesso di catene. E quindi sono uguali gli operatori di bordo, e quindi sono uguali i nuclei e l'immagine. Bene, se X è uno spazio contraibile, e qua abbiamo la cosa per cui, come vi dicevo, si è inventata l'omologia ridotta, HK di X è isomorfo a Z per K uguale a 0 ed è banale per tutti gli altri gradi. E di conseguenza la omologia ridotta è banale per tutti i gradi. Allora, vediamo che cosa succede se X è un punto, perché questo è sufficiente, in quanto sappiamo che l'omologia è invariante per tipo d'omotopia. Quindi, se due spazi sono omotopicamente equivalenti, hanno la stessa omologia. Se uno spazio è contraibile, ha l'omologia del punto, e quindi, andando a vedere cosa succede al punto, io riesco a capire cosa succede al cappello del sommario e cosa succede alla casa a due stanze. Beh, allora andiamo a vedere che cosa succede se io vado a prendere lo spazio costituito da un punto. Allora io avrò per ogni dimensione e per ogni grado avrò un solo sigma k da delta k allo spazio costituito dal mio punto P. Bene, è una sola, c'è cioè una sola una sola, scusate, una sola mappa, e quindi un solo simplesso per ogni dimensione. Andiamo a fare i vari bordi. Che cosa succede? Se io faccio
il bordo delta 1, delta scusate di sigma 1. Sigma 1 comunque parte dall'intervallo 0,1 e quindi avrà, quando vado a fare sigma 1 composto con F0,0 avrò sigma 0 e quando vado a fare sigma 1 composto, anzi lo scrivo, scusatemi. Che cosa sarà? Sarà sigma 1 composto F0,0 meno sigma 1 composto F0,1, perché l'1 è dispari e quindi qua tocca il segno meno. Questo è sigma 1, ma che cosa sono questi? Sono semplicemente sigma 0 meno sigma 0 e quindi è 0. Andiamo a fare bordo di sigma 2. E nello stesso modo, non lo sto a scrivere le tre facce, ma avrò sigma 1 meno sigma 1 più sigma 1 e quindi ho sigma 1. E poi quando faccio bordo di sigma 3 avrò sigma 2 meno sigma 2 più sigma 2 meno sigma 2, quindi ho 0 e bordo di sigma 4 eccetera eccetera. E scrivo ancora solo questo, sigma 3 meno sigma 3 più sigma 3 meno sigma 3 più sigma 3 uguale sigma 3. Quindi che cosa succede? Succede che alternativamente io qua che cos'ho? Ho in grado 1 che cos'ho? Ho che Z1, cioè il nucleo dell'omomorfismo di bordo che parte dal grado 1, è tutto quanto S1. E d'altra parte, che cosa mi dice il bordo di sigma 2? Oh, scusate, il bordo di sigma 2 mi dice che l'unico simplesso, l'unico generatore sigma 2 va a finire in sigma 1, ma questo allora mi dice che che S1 è anche B1. D'altra parte andiamo a vedere cosa succede in grado 2. Chi è che va in 0? Siccome l'unico generatore sigma 2 va di S2 va nell'unico generatore sigma 1 di S1, qua il nucleo è costituito da 0. Quindi Z2 è il sottogruppo banale. E d'altra parte vedete che se io vado a vedere il bordo, l'operatore di bordo che parte da S3, l'unico generatore di S3 va a finire nello 0 e quindi l'immagine, cioè B2, è uguale a 0. E naturalmente sopra che cosa avrò? Nella stessa maniera avrò Z3 uguale S3, ma che è anche uguale a B3. E poi avrò Z4 uguale 0 uguale B4 e così via. Cioè sono diversi da grado a grado, a seconda che siamo in grado pari o in grado dispari, ma in ognuno dei gradi abbiamo quello che vi ho scritto qua, e cioè che beta k è uguale a zeta k, ed è questo l'importante, perché quando vado poi a fare il quoziente che mi dà il grado kesimo di omologia, io sto comunque quozientando un certo gruppo modulo se stesso, che questo sia sk o che sia 0 non conta, io sto quozientando un gruppo con se stesso, quindi hk per k maggiore di 0 è banale.
H0 lo sappiamo da prima, è Z perché un punto ha una sola componente connessa per archi e quindi siamo, e per K minore di 0 sappiamo che abbiamo gruppi banali, quindi va tutto bene. D'altra parte, che cosa mi dice? L'omologia ridotta mi dice che per i gradi superiori coincide, ma per il grado 0 abbiamo uno z in meno, perciò è tutto 0. E questo ci dice quindi quello che avevo preannunciato da tempo, il significato dell'omologia zero dimensionale e di quella ridotta zero dimensionale. L'unodimensionale è strettamente correlata a quello che abbiamo fatto con il gruppo fondamentale. Ricordiamo che dato un gruppo G, G' indica il sottogruppo normale generato dai commutatori di G. E quindi G modulo G' è la più grande immagine omomorfa abeliana di G e si dice l'abelianizzazione del gruppo G. Bene, il teorema che parecchi dei vostri predecessori hanno scelto come teorema da raccontare in dettaglio è questo bel teorema che dice che H1 di x è isomorfo a π1 di xx0 modulo π1' di xx0, cioè l'abelianizzato del gruppo fondamentale. Questo ovviamente quando x è connesso per archi, perché altrimenti lo sappiamo, mentre l'omologia vede tutte le componenti connesse per archi e va a sommare liberamente, va a fare la somma diretta, scusate, dei contributi delle diverse componenti connesse per archi, il gruppo fondamentale invece si accorge, sente solo la componente connessa per archi, in cui abita il punto base. Quindi questo vale appunto per x connesso per archi. Come possiamo, vedere questa cosa? Allora, vi accenno soltanto a come è fatta la faccenda e vabbè, qua la traccia ha un senso perché almeno vi posso far capire l'idea che sta dietro a questa dimostrazione, poi chi vuole sarà benvenuto a dare la dimostrazione in dettaglio di questo bel teorema. Allora, un cammino in X è un 1 simplesso singolare e un cappio è d'altra parte già un 1 ciclo perché? Ma perché vado a fare punto finale meno punto iniziale come bordo e questi due punti coincidono. Quindi quando faccio il bordo di un cappio inteso come 1 simplesso singolare, questo mi dà 0, perciò un cappio è effettivamente un 1 ciclo. Allora la definizione di un omomorfismo che parte da π1 di xx0 e va in H1 di x è molto facile. Vado a prendere la classe di omotopia di un certo cappio basato in x0 gamma e gli attribuisco che cosa? La classe di omologia dello stesso cappio inteso come 1 ciclo. Qua naturalmente io dico due cose che richiederebbero dimostrazione, phi risulta ben definita. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo gamma primo omotopo a gamma, allora io finisco in una classe, nella stessa classe di omologia, e cioè che il cappio gamma primo è anche omologo al cappio gamma, cioè la loro differenza è bordo di una catena bidimensionale, ed è un omomorfismo, vale a dire. Se io vado a fare il prodotto di cappi come al solito, qua io ottengo la somma formale dei due corrispondenti cicli. D'altra parte, per costruzione, l'omologia è abeliana, perciò che cosa abbiamo? Abbiamo la fattorizzazione attraverso l'abelianizzato di π1 di xx0, vale a dire che si induce un omomorfismo che chiamiamo φ segnato dall'abelianizzato di π1 di xx0 ad H1 di x. Quindi adesso cosa tocca fare? Semplicemente, per così dire, dobbiamo costruire un'applicazione inversa, anzi un omomorfismo inverso di φ segnato. Allora, il trucco
è di fare qualche cosa che veniva molto semplice quando eravamo dentro a un albero massimale. Vi ricordate? Quando io sono in un albero, fisso un vertice e voglio vedere come è collegato ad ogni altro vertice, lì che cosa c'era? Esiste ed è unico il cammino che congiunge un vertice ad un altro vertice dello stesso albero. E lì quindi non c'era problema ad andare a fare quel trucco per cui ad un certo spigolo orientato dell'uno scheletro io potevo far corrispondere un cammino, un cappio di lati basato su un vertice V0 fissato a priori. Quali cose sono un pochino diverse, perché che cosa faccio? Prima di tutto per ogni allora ho x0 fissato, adesso per ogni x appartenente allo spazio x grande, io fisso comunque un cammino che chiamo gamma x da x0 a x. Questa semplice asserzione che ho fatto potrebbe essere contestata dagli intuizionisti perché richiede questa asserzione qualche cosa di fondamentale come quello che si chiama l'assioma di scelta, ma non vado a parlare dei fondamenti che mi trovano assai impreparato. L'unica cosa è non è così banale dire fare un'asserzione come questa. Si scelga un cammino gamma x da x0 a x per ogni x in x grande. C'è chi contesta che si possa fare questo. Io non lo contesto e quindi noi fissiamo questo cammino. Adesso allora che cosa succede? Il disegno che vi illustra la cosa è, io adesso dato un qualunque uno simplesso singolare, che è un cammino dentro allo spazio ma che non ha niente a che vedere con x0, io posso associare un cappio, ma vedete che è proprio come facevamo nel caso del calcolo del gruppo dei lati? Vado da x0 fino con il cammino scelto fino al punto iniziale di questo uno simplesso singolare sigma. Percorro sigma e poi percorro all'indietro il cammino che da x0 mi porta al punto finale. E quindi io ad ogni simplesso singolare posso associare un cappio basato in x0. Ok? E quindi no, scusate. Questo è quello che facciamo e andiamo, però non soltanto nel cappio, andiamo dove? Andiamo nella classe di questo cappio, modulo sempre il sottogruppo generato dai commutatori. Ora, se abbiamo un certo bordo in grado 1, quindi basta pensare all'immagine dei generatori, che sono dei due simplessi singolari, cioè che sono mappe dal triangolo standard allo spazio, che cosa possiamo fare? Se io vado a fare questa posizione qua, lambda i lo chiamo che cosa? Tau, che è il due simplesso singolare composto con F1i, che è la iesima mappa di faccia dall'uno simplesso standard alle varie facce unodimensionali del due simplesso standard. Faccio questa composizione con il due simplesso singolare tau. Adesso io posso prendere un rappresentante di psi di delta tau che sarà fatto come? Beh, vado a prendere questi lambda i, sono che cosa alla fine dei conti? Sono dei cammini come quello che avevo considerato prima, cioè io ho il triangolo, il due simplesso singolare tau
Quindi è mappa dal triangolo standard dentro allo spazio. Compongo con una di queste mappe di faccia e quindi sto andando dall'uno simplesso standard dentro allo spazio con questa che è una mappa, un'applicazione continua da delta 1 dentro allo spazio. E per questo che gli do un nome, lambda i è un certo uno simplesso singolare. Adesso quello che faccio è di andare ad utilizzare questa definizione. Quindi, naturalmente mi ricordo che psi di delta tau sarà formato da classi in questo quoziente, ma un rappresentante che cosa sarà? Vado a prendere lambda 0 che è un cammino, ma chi gli corrisponde? La classe di questo cappio, ottenuto in che modo? Vado lambda 0 a estremi, tau di A1 e tau di A2. Bene, quindi vado con il cammino fissato da x0 a tau di A1, percorro lambda 0 e poi percorro alla rovescia il cammino fissato che va da x0 a tau di A2. Poi che cos'ho? Là dove ho il meno, mi viene un inverso in questo caso di quello che è il cappio, scusate, associato a lambda 1 e poi ho il cappio associato a lambda 2. Ma allora che cosa succede? Che c'è un bel po' di elisioni, ma che possiamo vedere intuitivamente qua. Perché che cos'è che succede? Allora, ho il cappio che va in lambda 1 e quindi che cosa fa? Dunque, scusate. No, scusate, il primo è in lambda 0. Allora. Quindi lambda 0, quindi parto da x0, seguo questo cammino, arrivo in tau di A1, percorro lambda 0, arrivo qua, percorro questo cammino verde alla rovescia, poi riparto, perché questo lambda 1 qua è orientato in questa maniera, ma io lo vado a prendere alla rovescia perché corrisponde a dove abbiamo il meno 1 alla 1 e quindi questo mi dice il cappio corrispondente va preso come l'inverso di questo prodotto. Quindi qua quale sarebbe il cappio corrispondente a lambda 1? Il cappio corrispondente a lambda 1 parte di qua, percorre questo verde in questo verso, percorre lambda 1 in questo verso e percorre questo verde a rovescio. Bene, allora noi dobbiamo fare tutto a rovescio, quindi percorriamo questo verde, arriviamo in tau di alfa 2, percorriamo lambda 1 a rovescio, percorriamo questo a rovescio. Ma che cosa succedeva? Allora, vediamo come siamo arrivati col prodotto. Parto di qua, arrivo qua, percorro questo, vado a x0, ritorno lungo lo stesso percorso e quindi vedete che ho un andi rivieni lungo questo cammino che io posso risucchiarmi ad essere semplicemente mappa costante in tau di A2. Percorro questo, vengo giù, ma poi torno su ed ecco un'altra cosa che io posso omotopizzare a un punto e poi percorro lambda 2 e poi infine torno qua. E quindi cosa faccio in definitiva? Percorro questo, percorro il bordo di questo imma di questa immagine di triangolo e torno indietro. Ok? E questo mi dice che effettivamente allora io posso omotopizzarlo a zero. E quindi questo perché ci sono tutte queste elisioni? Perché qua questo prodotto alla rovescia, che cosa sarà? Sarà gamma
scusate, gamma tau di A2 meno 1, quindi gamma di tau A2 che si va a dividere con questo, lambda 1 alla meno 1, poi gamma tau di A0 alla meno 1 che si va a dividere con gamma tau di A0, eccetera. Per cui abbiamo questo. Questo ovviamente è giustamente, come ho scritto, solo una traccia della dimostrazione. E questa comunque è l'inversa cercata. Adesso veniamo alla parte che mi piace di più, perché è chiaro che una difficoltà che abbiamo, e spero e credo bene che sia una difficoltà che non vedo solo io, ma che vedete anche voi, è di capire che cosa succede con questi infiniti generatori che abbiamo per tutti questi gruppi. A parte il caso in cui lo spazio è un punto. Solitamente vuol dire questo, tolto il caso in cui lo spazio è un punto, tu questi gruppi sono a infiniti generatori. E allora che cosa possiamo fare? Andiamo invece a calcolare questi gruppi di omologia, che chiaramente sono loro che ci interessano, ma li calcoliamo quando sia possibile attraverso una triangolazione e attraverso un'altra omologia, l'omologia simpliciale che adesso vado a definirvi. Allora, scusate. K è un complesso simpliciale, abbiamo un'orientazione su un K simplesso S per K maggiore di 0 e una delle due classi di permutazioni dei suoi vertici. Cosa intendiamo? Intendiamo che andiamo a fissare una permutazione fondamentale e poi consideriamo tutte le possibili k più 1 fattoriale permutazioni. E sappiamo bene che queste permutazioni si dividono in due classi, le permutazioni di classe pari, le permutazioni di classe dispari rispetto alla permutazione fondamentale fissata. Quindi, una volta che abbiamo fissato una permutazione fondamentale, abbiamo sostanzialmente fissato quella che chiamiamo un'orientazione. Cosa intendiamo per simplessi orientati più S e meno S? Lo stesso S dotato rispettivamente della classe pari o della classe dispari di permutazioni. Però questo non ha senso con uno zero simplesso perché c'è un elemento solo, un vertice solo. Bene, allora uno zero simplesso orientato è uno zero simplesso con l'attribuzione formale di un segno più o meno. Adesso attenzione perché quando io scrivo S uguale V0 VK indico un simplesso orientato, e cioè individuo sì l'insieme dei suoi vertici come facevamo prima, ma individuo anche una classe di permutazioni. Per esempio, molto semplice nel caso monodimensionale, W0 W1 è un'orientazione che è quella contraria a W1, W0. Per cui la frecciolina che mettiamo su un 1 simplesso ha un senso perché mi dice semplicemente chi è da considerare il primo, chi è da considerare il secondo e quindi l'orientazione effettivamente è tranquillamente indicata da una freccia. Ma anche la freccia tonda che mettiamo su un triangolo ha un senso. Perché? Ma perché se io fisso una permutazione fondamentale, chi è nella stessa classe? Sono le permutazioni cicliche e quindi che cosa avremo? Che consideriamo lo stesso simplesso orientato sia V0, V1, V2, sia V1, V2, V0, sia V2, V0, V1. E invece che cosa consideriamo? Consideriamo l'orientazione opposta, V1, V0, V2, che sarà uguale all'orientazione V0, V2, V1, uguale all'orientazione V2, V1, V0, cioè quelle che ottengo componendo con permutazioni cicliche questa che invece è opposta a questa.
Se pensate, come a me viene da pensare, alle simmetrie di un triangolo equilatero, allora vedete che questo è prodotto da un ribaltamento rispetto a questo. Queste sono le rotazioni e questo è dato da un ribaltamento rispetto alla permutazione fondamentale. E quindi qua la freccia tonda cosa vuol dire? Non conta niente da dove parti, ma vai. Per esempio, in senso antiorario, se è antiorario, se è in senso orario, vuol dire non importa da dove parti, ma vai in senso orario, segui. Non abbiamo niente, non abbiamo frecce analoghe che possiamo mettere su un tetraedro. Resta comunque il fatto che sono due le classi di permutazioni, sui quattro vertici di, un tetraedro. Ok? Bene, adesso cosa facciamo? Andiamo a fissare in maniera del tutto arbitraria, poi quando facciamo l'orientazione più avanti non sarà così arbitraria la orientazione che mettiamo, ma per adesso su ogni simplesso di ogni dimensione mettiamo un'orientazione a casaccio, ma la fissiamo. E adesso per k maggiore uguale a 0 andiamo a indicare con S questa volta corsivo SK di K maiuscolo il gruppo abeliano libero generato dai K simplessi orientati positivamente. E naturalmente ve lo immaginate, qua non l'ho scritto, ma se io vado a indicare meno un K simplesso intendo quello che abbiamo scritto sopra, cioè lo stesso K simplesso con orientazione opposta a quella fissata. Adesso cosa facciamo anche? Qualche cosa che è molto usuale, andiamo a indicare in questo modo con VR e cappuccio che cosa? La K-1 faccia del K simplesso orientato V0 VK opposta a VR, cioè quella in cui ho tolto VR. Questo significa togli VR dal simplesso V0 VK. E andiamo a prendere l'orientazione indotta, cioè proprio tolgo quello e tengo lo stesso ordine nella faccia. E quindi, per esempio, se ho V1, V2, V0 con il cappuccio su V2, intendo V1, V0, il che significa, beh, qua non si può vedere, prendete magari un tetraedro, andate a togliere, prendiamo un tetraedro V0, V1, no, li ho sempre messi in alto, V0, V1, V2, V3, e se metto il cappuccio su V2, che cosa significa questo? Significa V0, V1, V3, il che anche significa che questo ovviamente è, come abbiamo già detto, uguale a V1, V3, V0, uguale a V3, V0, V1. Ok? Non è bloccato l'ordine, è solo bloccata la classe pari rispetto a quest'ordine qua, di permutazioni di classe pari rispetto a quest'ordine. Bene, a questo punto possiamo definire l'operatore di bordo. Perché abbiamo bisogno di un operatore di bordo, vogliamo costruire un complesso di catene, abbiamo già i gruppi e vogliamo l'operatore di bordo. E l'operatore di bordo, ve lo potete immaginare, è fatto sullo schema di quello, ma è molto più semplice, è fatto sullo schema di quello che avevamo già fatto nel caso singolare.
E cioè vado a prendere le facce di questo simplesso, che questa volta non è più una mappa da un simplesso standard, ma è un vero e proprio simplesso del complesso simpliciale, vado a togliere uno per uno i vari vertici e a seconda della posizione del vertice che tolgo, io vado a cambiare questo segno meno 1 o più 1, cioè vado a fare la moltiplicazione per meno 1 alla R. Il che ci consente di prendere un triangolo, solita cosa, di prendere per esempio un certo triangolo, V0, V1, V2, fissata questa orientazione, di andare a prendere nel momento in cui io vado a dare dei nomi così, sto praticamente indicando, cioè, le orientazioni che ho scelto. Qua, se uso questi nomi, intendo che le orientazioni che ho messo sono queste, ma quando vado a fare il bordo, il bordo mi sarà dato da questo con questa orientazione, questo con l'orientazione opposta a quella fissata e questo con questa orientazione, che quindi mi dà, come avevamo già visto prima, mi dà orientazioni di questi spigoli, una che insegue l'altra. Bene, ma se ci pensate un attimo, che cos'è che stiamo facendo? Sostanzialmente stiamo prendendo nel nostro poliedro, stiamo andando a prendere, stiamo campionando, se volete, in maniera molto molto risparmiosa, i possibili simplessi singolari. Sto prendendo quei simplessi singolari che vanno a finire puliti puliti dentro ai simplessi della stessa dimensione del simplesso standard considerato in quel momento del complesso simpliciale. Quindi se ho il mio complesso con dei triangoli, vado a prendere il triangolo standard e lo sparo preciso, preciso dentro ognuno dei triangoli del complesso simpliciale. Ma vabbè, vuol dire che a priori che cosa sto prendendo? Per ogni grado K, S corsivo K di X lo posso intendere come identificabile con un sottogruppo molto 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 ristretto dell'SK che avevamo prima del poliedro corrispondente. Ma possibile che questo ci dia comunque una buona omologia significativa? Altro, anzi, quello che otteniamo sarà proprio un'omologia che è in equivalenza naturale con l'omologia singolare del corpo di quel complesso simpliciale. Non la dimostrerò questa cosa, la enuncerò, e di nuovo può essere argomento per un teorema da dimostrare in dettaglio all'esame. Ci sono almeno un paio di vie diverse molto interessanti per la dimostrazione di questo. Allora, 9:59, diciamo pure 10, alle 10:10 riprendo. Intanto, naturalmente, potete farmi delle domande sulla chat.